si è alzata al massimo, però volevo tranquillizzare tutti, e essendo un uomo sono abituato a deludere le aspettative. non sento un'esigenza particolare, se non chiaramente di ringraziarti, perché insomma non si è mai non si percepisce mai quello che sei, no, da fuori. Ho sempre cercato di lottare contro l'aspetto più imbruttito di noi, no? Cioè il nostro ego, ma questo non vale soltanto perché siamo milanesi, del resto siamo stati fondati dai liturgi, il re del mondo, quindi siamo partiti benissimo. Tra l'altro è qua vicino, no? Perché è proprio l'accampamento celtico è qua, è dietro in piazza della Scala, quindi siamo anche in una galleria dove l'architetto è morto il giorno prima dell'inaugurazione, quindi diciamo che... Di bellezze e anche di bellezze comiche, no? Io credo di rappresentare oggi una parte di questa che è la comicità milanese. Quando saliva a Milano dalla stazione centrale, la prima cosa che si vede guardando sulla destra è Gaberi e Annacifò, no? Come se i tre più grandi giullari di questa città accogliessero tutti ridendo. E questo è, credo, che è la nostra forza, l'autoironia, rispetto ad altre città, altre dinamiche comiche. Riusciamo a ridere con noi e non solo di noi, ed è questo il salto quantico che tu dicevi prima. Non ho ancora detto figa, tra l'altro. Devo notare i punti. E a Milano si può dire, non è una parolaccia, è una preghiera laica, no? L'essere contemporaneo, anche la caduta che ho fatto adesso nel linguaggio e essere accettato da un pubblico così vasto, con un'umanità differente, ci permette di essere quello che siamo, cioè contemporanei. La nostra forza è essere il presente, a prescindere dal passato che abbiamo avuto e dal futuro che raggiungeremo. Se noi siamo consapevoli del presente, Milano è una gran bella città e essere milanese è un gran bel punto di partenza.